È stato nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 3, che i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stadio e a Torri di Quartesolo per l'incendio di due auto all'interno di una rimessa interrata a servizio di una serie di villette a schiera. Fortunatamente nessun ferito, ma fumo e fiamme hanno generato paura nei residenti. I pompieri sono accorsi da Vicenza e hanno spento con la schiuma le due auto che si trovavano parcheggiate nella rimessa a ridosso del muro. Le fiamme, oltre a bruciare la Ford Kuga e la Ford Fiesta, hanno interessato l'interno del box. Le parti comuni dell'interrato hanno subito danni da fumo. Lo scoppio dell'incendio è probabilmente da attribuirsi ad un fallo elettromeccanico di una delle due auto. Le operazioni di soccorso e bonifica sono terminate alle 7 di questa mattina.